Ciao ragazzi, questo video in collaborazione con Autodoc, andate in descrizione per andare sul loro sito. Bella raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video, è veramente un sacco di tempo che non portavo un video, sarà boh penso un mesetto, tre settimane, forse anche di più. Oggi in questo episodio, siamo qua appunto con un altro episodio sulla serie del TM, andremo a togliere il serbatoio poiché un mio amico ha deciso di scambiare con me il serbatoio trasparente con uno nero. Poi andremo a fare altri lavoretti alla moto che niente, vedrete fra poco. Dai, come prima cosa togliamo il serbatoio. La benza is così. A parte il fatto che è un po' sporco, comunque adesso, per quanto io possa volere bene a Sanjo, che è il mio amico, che tra l'altro c'è nel video in cui faccio la prima grattata con la KM, quel ragazzo lì col TM, per quanto io possa volergli bene, questa benzina me la voglio tenere perché sono affezionato alla benzina, per cui adesso vado a svuotarlo un po'. A few moments later. Ok, qua abbiamo svuotato tutto, adesso è arrivato il bomberissimo e andiamo a smontare il serbatoio dalla sua moto. Allora qua, come potete vedere, abbiamo smontato il serbatoio, però ci siamo accorti che sono un po' sminchiate, un po' come il mio appena l'avevo preso, per cui adesso andiamo a ripulire bene, come ho fatto non mi ricordo in quale episodio, e andrò a mettere uno stucco all'interno di ogni bussola, a parte queste qua che è già a posto, e niente, andiamo a sistemarlo. One eternity later. Adesso vado a montare il serbatoio. Ma non si c'è la benza aperta? No, chiusa. Mi sa che si è aperta dentro voi. Apex fail. E niente, ecco qua il serbatoio montato, raga. Adesso praticamente dovrò andare a cambiare il tappo perché boh, così non mi fa impazzire in realtà col serbatoio nero. E adesso finiamo di montare la sua moto, che stiamo cambiando anche la leva della frizione tra l'altro. E appena abbiamo finito quella, continuo con il video. Non so se lo continuerò oggi o no. E poi niente, vi farò vedere cosa andrò a cambiare. Allora, mentre lui continua a sistemare, io vado ad aprire questo pacchettino che chissà cosa conterrà. Adesso andiamo a scoprirlo. Guardate qua raga, cosa ho comprato. Raga, spero vi piaccia, è piccolino. No, scherzi a parte raga, adesso vi faccio vedere veramente cosa mi è arrivato. Tan tan tan. Direi che le lunghezze sì, sono un po' cambiate. Madonna, bagai. Quanto è bello. Raga, non potete capire. Cioè, andiamo a vedere un attimo com'è il sound così. Ok, adesso andiamo a fissarlo e vi faccio sentire il suono, poi monto il fianchetto. Andiamo a fissare in 02. Per cui nada, adesso montiamo il fianchetto. Questo è il sile totale e niente, poi continuerò il video un altro giorno. Voilà raga, fianchetto montato. Adesso mi tocca sistemare tutto il garage, che è tipo una settimana che non lo sistemo. Direi che si nota, per cui sistemo e ci vediamo un altro giorno. Bella. Cari amici cucciolotti,
chiudiamo la porta. Qui il garage, a parte gli stendini, è bello pulito. Sicuro è molto meglio che l'altro giorno. Qui c'è il TM con il serbatoio montato, il silenziatore montato, la targa montata. Ah no, la targa no. Come vi dicevo, è passato un giorno e oggi andiamo a spacchettare altri pacchetti, in parte inerenti alla moto, in parte inerenti solo al canale YouTube, anche alla moto, ma non si tratta di pezzi per la moto. Per cui andiamo in casa a fare un po' di unboxing. Eccoci in casa sul mitico tavolo degli unboxing. Questo è il pacco inerente alla moto. Questo sinceramente non so di preciso cosa sia. Presumo un pezzo per la macchina fotografica. E questo invece è un pezzo o due pezzi per la GoPro. Direi di partire dal pezzo per la moto. Eccoli qua, per chi non sapesse di cosa si tratta, sono dei tamponi stampati con una stampante 3D, realizzati da un mio amico, SOTSH, potete trovarlo su Instagram, per cui se siete interessati anche voi a dei tamponi del genere, niente, contattatelo su Instagram, li produce, sono in vendita. In sostanza sono avvitati all'interno del tampone, c'è un dado autobloccante attorno al quale è stato stampato appunto tutto il tampone. Tra l'altro sono anche personalizzabili, per cui potete farvi scrivere quello che volete. Io qua ho fatto scrivere 151, che sta per 15 gennaio, che è la mia data di nascita per chi non lo sapesse. Adesso vi faccio il video su come si montano sulla moto, che è una stupidata, però vabbè, vi faccio vedere. Eccoci in garage, adesso vi faccio vedere come si montano. È molto molto semplice, andate a svitare questo in questo modo. Una volta aver svitato il tampone, non fate altro che infilare la barra qua dentro e andate a avvitare dall'altra parte il tampone. Per cui in questo caso metto la scritta dritta e stringo dall'altro lato. E adesso andiamo a fare quelli della ruota anteriore. Per tutti quelli che non sapessero a cosa serve avere i tamponi sulla moto, oltre a una questione estetica come tutte le cose, vabbè, questi servono per evitare che quando cadete la moto vada a sfregare tipo sul forcellone. Come potete vedere qua, stanno più esterni del forcellone, per cui quando cadete, diciamo che sfrega qua sopra, si rovina questo, ma è sempre meglio rovinare un pezzo di plastica piuttosto che il forcellone, per cui evitate di andare a graffiare le parti della moto. Tra l'altro SOAT, il ragazzo che produce i tamponi e che produce anche il recupero fluidi tipo quello che avevo sulla cam con la scritta Martini, produce anche gli slider per le pedane, ovvero dei tamponi che vanno messi qua sotto, qua di fianco, che vabbè sulle pedane originali non montano, ma che montano su tutte le pedane tipo aftermarket, quelle anodizzate eccetera eccetera. Per cui niente, quando comprerò altre pedane, quando mi invieranno altre pedane, vi farò vedere anche quelli montati. Però niente, se siete interessati all'acquisto anche di quelli, contattatelo su Instagram, che sarà disponibilissimo e vi darà tutte le informazioni riguardo tutte, non so, recuperi fluidi, tamponi, slider eccetera eccetera. Dopo aver montato i tamponi possiamo andare a spacchettare questi due pacchi. Allora, è per la macchina fotografica, all'interno di questa busta, pensavo ci fosse un'altra cosa, in realtà che mi ero dimenticato, cioè mi ero dimenticato la micro SD, pensavo ci fosse un'altra cosa, vabbè avete capito. E niente, durante il Black Friday ho deciso di acquistare questa scheda SD da 32 GB per la macchina fotografica, poiché ne ho una da 16 GB, una roba del genere. Qua invece c'è il pacco un po' più interessante che lascerà a bocca aperta tutti. Dunque, allora, ok, questo è il pezzo della macchina fotografica che vi dicevo. Poiché voi seguite uno youtuber che è un deficiente, in sostanza cosa ha fatto? Lo youtuber ha perso il tappo della macchina fotografica, per cui niente, ne ho dovuto comprare un altro e nada. Eccolo. Qui sono i punti forti. Perché dico che sarete rimasti a bocca aperta, almeno alcuni di voi? Perché, come potete ben vedere sul mio canale, non ho mai portato motovlog e non ho intenzione di andare a fare solo motovlog. Però una volta che avrò fatto la patente per il 125, cioè in realtà per la macchina che poi mi permetterà di guidare il TM, ho intenzione di iniziare a fare alcuni motovlog. Ripeto, non voglio fare solo quelli perché non è il mio genere di video, però mi piacerebbe fare qualcosa di interessante appunto andando in moto, parlando. E per fare ciò ho dovuto acquistare questo microfono, che in realtà io ne ho già un altro all'interno del casco, che però, cioè adesso non vi sto a dire la marca, era un microfono con qualità molto molto più bassa rispetto a questo. Ho fatto questo investimento per anche qua aumentare la qualità dei video e per cercare di portare dei nuovi contenuti sul canale più avanti. E niente,
spero vi piaccia come idea. Vi ripeto, non spaventatevi, non abbandono la mia tipologia di video perché è quello che mi piace fare, però porterò anche degli altri contenuti. Dunque, vi spiego un attimo la situazione. All'interno di questo casco io già avevo montato un microfono in modo molto a mio cugino. Qua, come potete vedere, c'è tipo un pezzo di una spugna di mia mamma che andiamo a togliere subito. Eccolo qua, questo era il mio filtro antipop per evitare che si sentissero i rumori tipo del vento, eccetera, eccetera. E questo praticamente è il microfono che avevo montato prima. Qui adesso andiamo a togliere l'imbottitura qua, al di sotto della quale io avevo fatto fare praticamente il giro a tutto il cavo, come potete vedere. Per evitare di avere un cavo lunghissimo che mi ci sarà il casco, l'ho arrotolato qua sotto e l'ho messo in questo punto in cui non dà fastidio per nulla quando si indossa il casco, eccetera, eccetera. Via tutto. Per cui, dopo aver rimosso tutto questo ambaradam, faccio vedere un attimo. Questo microfono si collegava a questo adattatore di GoPro che ci permette di mettere dei microfoni esterni sulla GoPro in questo modo. Voilà. Il funzionamento del nuovo microfono è lo stesso, soltanto che dobbiamo andare a mettere in questo punto l'adattatore, che andiamo ad aprire subito. Ah, dentro proprio scarso così. Vabbè. In questo punto andiamo ad inserire l'adattatore e in quest'altro punto andremo ad infilare il nostro microfono. Per cui adesso cosa dobbiamo andare a fare? Utilizzeremo la nostra mente da ingegneri per andare a capire dove posizionare tutto il nostro ambaradam all'interno barra all'esterno del casco. Per cui la GoPro rimane in questa posizione, l'ingresso del microfono si trova qua, per cui la GoPro andrà messa in questo modo. L'adattatore che si inserisce qua rimarrà alla nostra destra. Avendolo da questa parte, io ho sempre optato per inserirlo in questo punto del casco, tanto spingendo rimane giù fermo e non dà alcun fastidio. Dopodiché andiamo a mettere appunto il nostro adattatore e, una volta aver tolto la mascherina, facciamo passare il cavo all'interno così, e io nel mio caso vado ad infilarlo come quello vecchio qua dentro. Spero riusciate a vedere. Vado a mettere l'imbottitura del casco senza pinzare dentro il cavo possibilmente. Allora raga, adesso con l'aiuto del mio bellissimo telefono con il flash vi faccio vedere un attimo come posizionerò io il microfono. Allora, in sostanza non ho fatto altro che mettergli il suo attacco, quello che trovate nella confezione del microfono. L'ho inserito qua, ho fatto passare il cavo qui facendogli fare questa curva e vado praticamente a metterlo in questa posizione andando a scocciarlo qua. Prendiamo un pezzettino e vediamo di fare un lavoro fatto abbastanza bene. Ok, spero riusciate a vedere come ho messo il microfono, spero tenga, e adesso facciamo anche una prova dell'audio. Ok raga, teoricamente adesso voi dovreste già sentire l'audio del microfono. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, spero che la qualità sia buona, spero non vi abbia dato fastidio il fatto che io abbia messo questo mini tutorial all'interno di una puntata del TM. E nulla raga, io vi saluto. Vi stop un secondo prima di farvi andare, vi voglio dire che sono finalmente disponibili le mie felpe, sono già acquistabili online sul sito che trovate in descrizione. Mi raccomando, per tutti coloro che decideranno di acquistarla, fate una storia su Instagram, taggatemi che riposterò tutto per ringraziarvi dell'acquisto, anche perché comprando quelle felpe mi aiutate a portare avanti tutti i video che faccio in cui spendo una marea di soldi sulle moto, eccetera, eccetera. Ringrazio già in anticipo tutti quelli che hanno andato ad acquistarla, link in descrizione, ci vediamo al prossimo video.